faccio sharing di consigli di cucina, faccio sharing di sport, faccio sharing di attività interessanti e anche di beauty secret. E questo mi diverte e mi appaga. In questo periodo non ho rinunciato neanche al ballo, no? E ogni giorno mi prendo 10-15 minuti per ballare, alzo la musica e via e parto. E prima magari non facevo tanto FaceTime con i miei genitori perché non ne avevo la necessità. E adesso fortunatamente si possono accorciare le distanze con questi telefonini tanto amati e tanto odiati dai nonni a volte, ma in questo modo possiamo rimanere in contatto con gli amici, con i parenti. Non so come mi sarei comportata se non mi fosse accaduto quel capitolo nero nella mia vita. Quindi adesso mi sento molto molto cambiata e molto grata. E ogni mattina faccio il segno della croce e dico grazie Signore perché mio figlio non è immunodepresso. Quindi rivolgo le preghiere a tutti quei bambini che lo sono e che stanno attraversando un momento difficile.